La preghiera più bella, quella che ci ha insegnato Gesù, è il Padre nostro. E esso dice questo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Dunque, il Padre ha un nome. Gesù sta parlando di suo Padre e dichiara che suo Padre ha un nome. Tutti voi, tutti noi lo abbiamo detto tante volte, ma chi è il Padre di Gesù? Sono le due persone del Padre e dello Spirito Santo. Sapete bene che nel tempo di Gesù ci fu un apostolo che aveva un nome che è passato alla storia come il meno disposto a credere, San Tommaso. Ebbene, per giustizia nei confronti di questo Tommaso, il santo Tommaso più carico di fede che ci sia stata nella fede della capacità di una ragione animata dallo Spirito Santo è San Tommaso d'Aquino, il quale affermò che non esistono misteri in una fede animata veramente da Dio. E San Tommaso d'Aquino si pose questo problema: qual è il nome dello Spirito Santo? Perché il Padre era chiaro, Gesù chiamava suo Padre Abba, Padre. Ma lo Spirito Santo che nome aveva? Che nome bisognava dare al quel nome che proprio Gesù dice sia santificato il tuo nome? Il tuo nome è soltanto Padre? O Spirito Santo ha un suo nome? San Tommaso d'Aquino ci pensò, perché di Dio si conoscevano le tre persone e San Tommaso d'Aquino voleva dare il nome proprio di una persona allo Spirito Santo, perché Spirito Santo era un qualcosa che non riusciva a decifrare come nome di persona. E risolse in questo modo: lo Spirito Santo ha un solo nome possibile, Amor. Ecco, vedete, in questi giorni, dopo la discussione infinita a vantaggio della sacralità della Bibbia, che mi è stata offerta lì su un piatto da un mio amico che mi ha chiesto di dire la mia in relazione alle dichiarazioni di Biglino, che per lui la Bibbia non era un libro sacro, io oggi, in questi tempi, sono stato chiamato in ballo a un'altra discussione che è in corso e sarà in corso nei prossimi giorni con il faraone nero, quel Andrea Sorbi che si ritiene il Signore, si ritiene proprietario esclusivo del nome di Amon-Ra, ricomparso nell'esistenza. E quando gli hanno chiesto di me, ha detto: Romano Amodeo lo conosco bene, no, non è lui quello che dice di essere, sono io. Sfido pubblicamente Romano Amodeo a dimostrarmi che è Ra. E io gliel'ho dimostrato, ci sono proprio molti, ma molti più indizi di quanti siano presenti in lui, perché il mio acronimo di Romano Amodeo è Ra, quindi la forma più appariscente tra tutte è proprio questa,
l'acronimo di Andrea Sorbi è AS e AS non mi sembra essere l'acronimo di RA. Amon, beh, nel mio nome romano, mano, le ultime quattro cifre sono proprio tutte le cifre di Amon, questo nel nome. Nel cognome Amodeo, le prime tre cifre del mio cognome sono le prime tre cifre di Amon. E in questo Amo è proprio ciò a cui punta il primo uomo cui fu dato il nome, Ad Amo, come a dire, questo va fino a che alla fine del tempo venga un Amo o un Ahamod, a precisazione ancora ulteriore che non solo si trattava di un Amo, ma di un Amod. Poi, nel valore del terzo nome dato al Dio, stavolta unitario, in Egitto, che era Aton, ci sono le prime quattro cifre del mio secondo nome, Antonio, Anto. Anto e Aton, vedete che sono le stesse cifre, semplicemente girate in modo diverso. In relazione a Horus, o Oro, come lo chiama lui, mio amico qui Andrea, è Oro e oppure Romano, oppure se volete Horus, è sia il mio bisnonno Mauro Russo o sua figlia, mia nonna Teresa Russo. In relazione alla data di nascita di un grande condottiero della cristianità, uno dei due principi degli apostoli, San Paolo, convertito il 25 gennaio, sembra anche del 38 dopo Cristo, mentre io sono nato il 25 gennaio del 38, ma 1938, ma praticamente nella sua stessa figura di un grande peccatore convertito, che diventa, dopo di essere stato il massimo persecutore di Gesù, il massimo aiuto di Gesù, al punto da essere affiancato a Pietro come uno dei principi degli apostoli, apostolo delle genti. Ebbene, a me fu dato quel nome lì come il quarto, ma prima del quarto c'è il terzo. Il mio terzo nome, Anna, ha la somma nel suo valore 1 della 12 della N di 1 più 12 uguale 13 più 13 26, e 26 è il valore sia di Yahweh sia del termine italiano Dio. Per cui, per cercare una corrispondenza tra la cabala ebraica e la cabala italiana, la cabala che uso io, di tutte le 21 lettere date da 7 più 7 più 7, 21, una creazione trina, è quella che porta a Dio, se la D vale esattamente 4, come il Dio 1 e trino, la I il 9, unitario come 10 meno 1, e la O come il ciclo 13 di un Dio 1 e trino, che è la metà del 26 di Yahweh, che è solo la metà avanzante nel nostro universo. Dunque Dio uguale 26 è ottenuto dalla cabala che uso io. Se il termine italiano Dio si fa con la cabala che usa Andrea, non si arriva minimamente al 26 di Yahweh, perché secondo la cabala che usa lui, le prime 9 lettere dell'alfabeto arrivano fino a 9, poi la L è 10, la M è 20, la N è 30, la O è 40, e 40 per la O più 9 per la I fa 49, più la D che vale ancora 4
fa 39 più 4 fa 43, giusto? Sì, che non è 26. Quindi, se vogliamo una corrispondenza diretta tra Dio e il valore cabalistico, deve essere la cabala come la faccio io, in cui Dio è 26 e Yahweh. Ma Dio, 26, è anche il mio terzo nome, Anna. Mentre Antonio, il mio secondo nome, è tre volte quello di Dio. Per cui io ho un primo nome che, essendo romano, è un no detto a Roma. Roma, no, dunque chi? L'inverso di Roma, Amor. E Amor è il mio cognome, Amodeo, nelle prime tre lettere, e R è il valore iniziale della mia prima lettera romano, Amor. Quel nome dello Spirito Santo cui si riferiva il buon San Tommaso d'Aquino può essere quello di Amodeo romano, Amor, mentre invece se andiamo a cercarlo da altre parti non lo si trova. Ma in me, poiché il primo nome romano afferma un secco no a Roma, è il nome del Messia. Perché quale compito doveva avere il Messia? Andare contro Roma. E nel nome che appare in romano c'è un dichiarato Roma no, simile a quell'atteggiamento avuto già da Noè. Un no che è un bel no secco, dato a tutto il primo mondo che è esistito e che era perverso al punto da dover essere decretato di un bel no, perché era contro i valori dell'amor, era nel rispetto di una Roma, se teniamo conto che Roma è contraddetta esattamente da tutto il rovesciamento in amor. Allora, cosa succede nel mio nome? Che il primo nome afferma che bisogna dire un no a Roma. Quindi romano è il nome di quello che era atteso a Gerusalemme. Chi si aspettava? Un Emanuele. Ora, Emanuele è un uomo. Sorbi dice è un uomo androgino, maschio e femmina, quindi Andrea, perché Andrea è un nome che si dà a un uomo o a una donna. No, uomo nel mondo di oggi, non nel mondo greco, che oggi non usiamo la lingua greca noi usiamo la lingua inglese, proprio come la lingua che ha unificato la lingua in tutto il mondo. E uomo in inglese si dice man ed è scritto man. Ora è scritto man nel singolare. Quando diventa plurale diventa men, ma man o men che cosa c'ha di importante? Che è il Roman, dove il Ro, usiamolo pure il greco, ma non solo nella accezione del greco antico, perché ci sono lingue oggi in cui la R non si scrive come noi la scriviamo, ma con quella forma che per noi è la P. Per esempio in Russia la R è scritta come una P e la P è una forma della Rho greca, perché P e Rho greca hanno la stessa forma. Dunque, quella P in questa maniera e la E, vedete bene che hanno la stessa forma. Dunque, Rho, se lo leggiamo proprio come è scritto in una sola lettera, che è quella P simile alla E, diventa oggi E man uele, equal, uguale, uguale a un uomo. E si aspettavano proprio un messia del tutto uguale a un uomo, e questa radice che esiste nell'Emanuele si trova in man, che è presente in romano e non è presente
né in Andrea né in Sorbi. Poi andiamo a vedere come il nome dato a il popolo di Dio, Israele, fu un nome inventato interamente e appioppato a Giacobbe. Non esisteva quel nome, ma Giacobbe cosa fece? Una lotta con un angelo. Quando stava rientrando dopo di avere sposato sia Lia sia Rachele con tutti i suoi figli e tutti gli armenti, dopo di aver attraversato il fiume, egli tardò perché gli si parò innanzi un angelo e cominciò a lottare con lui, e la lotta durò tutta la notte, senza vincitori né vinti. Alla fine l'angelo si arrese e pretese di essere benedetto da Giacobbe e gli disse: d'ora in poi tu non ti chiamerai più Giacobbe, perché hai lottato contro il Signore e hai vinto. Ti chiamerai Israele. Ebbene, nella lingua del mondo leggiamo oggi che cosa significa Israele. È quella Is che significa è e che è proprio quella apparente è davanti a men, quando è l'italiano è men, che in inglese è is. E quando il men è proprio un ra, ecco che è Ra-ele, che significa Dio. Quindi Israele fu chiamato Giacobbe perché aveva lottato con Dio e aveva vinto, dunque è Ra-Dio. Certo che è il Dio Ra, ma il Dio Ra è semplicemente il valore iniziale di un nome che è quello che mi appartiene. E dunque, che cosa c'è di particolarissimo nel mio nome? Romano vale 66. Ora, quando prendiamo il valore di tutto ciò che è al fondamento della comunicazione divina nella Bibbia, che si esercita attraverso una cabala che è fatta così: ci sono 9 cifre unitarie, poi c'è il 10 che scandisce il ciclo delle decine, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, poi si passa al 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Il valore di riferimento totale dato dai massimi di ogni ordine di grandezza è 900 più 90 più 9, 999, quel numero relativo che esiste in 1000 unità quando queste 10 al cubo, ossia nella forma della potenza trina di un Dio poggiato sul 10, esiste e è contato realmente dal suo valore uguale e contrario. Perché così è nei principi fondamentali della fisica: azione e azione uguale e contraria. Un valore unitario può essere misurato dalla unità uguale e contraria, quindi il 1000 può essere misurato dal millesimo, e misurato da un millesimo rivela nella sua totalità i 999 millesimi del 1000. Il millesimo del 1000 è 1, è unitario. Quindi vedete come il ciclo divino, proprio nella comunicazione per numeri che esiste nella Bibbia, è il 10. La Bibbia è molto antica, prima ancora che esistesse lo zero nel nostro mondo che fu introdotto dagli arabi, eppure il ciclo era già conosciuto nel 10, e questo ciclo del 10 nella Bibbia esiste unitario a livello di mezzo. Poi a livello superiore è espresso nei decimi del 10 e nel livello inferiore nei decupli del 10. Quindi vedete che la gerarchia è proprio espressa dal 10. E a questo punto che cosa succede in questa gerarchia? Che 10 è unitario,
e richiede 11 dimensioni nel suo insieme di azione e azione uguale e contraria. 11 che sono espressi in tutto il lavoro, che sapete bene, il lavoro divino nella Bibbia è costruito da 6 giorni, ma questi giorni in realtà sono i 6 versi che esistono e in cui si può scomporre tutto l'intorno. Mentre Cartesio li chiama in un certo modo, chiamiamoli in un modo più semplice per tutti voi che la geometria analitica non la conoscete: davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, sono tutte le direzioni, o meglio i versi, che fanno parte di 3 fondamentali direzioni: quella in avanti, quella orizzontale e quella verticale. Ecco, allora, che cosa succede quando le cose stanno così? Che quando c'è un 11 che viaggia ovunque, ossia compie tutto il lavoro divino previsto, lo compie in 6 giorni, e allora 11 davanti, 11 dietro, 11 a destra, 11 a sinistra, 11 sopra e 11 sotto, è un totale 66. Quindi il primo nome, che vale romano, perché vale romano? Perché la R è la lettera numero 16 nell'alfabeto italiano, la O è la 13, la M è la 11, la N, la A è la 1, la N è la 12, la O è la 13. La somma di tutti questi valori è 66. In Bibbia, libro 46 uguale amore, il termine amore con la E finale è 46. Al versetto 26 di Dio, perché è quello che precisa Dio, nel capitolo 26 c'è scritto: tutti coloro che uscirono dal sangue di Giacobbe e che entrarono in Egitto, mogli escluse, 66. Ecco, la mia figura e insieme la figura di tutti coloro che si trasferirono in Egitto e usciti da questo Israele Giacobbe sono i 66 indicati dal nome romano. E dunque, tenendo presente quello che aveva detto San Tommaso d'Aquino, che il nome di Dio era Amor, e in Roma no, c'è la negazione di Roma, quindi c'è Amor, abbiamo che il primo nome vale un Amor, mentre il secondo, Antonio, vale 78. Non vi faccio il conto, ma è 78. Ed è 3 volte il valore 26 di Dio. Quindi, nel primo nome c'è il valore di tutti quelli che facevano parte del sangue di Giacobbe. Il secondo nome è la Trinità di Dio, perché Dio è 26, 78 è 26 più 26 più 26. E quindi c'è Amor, c'è in seconda posizione il Dio Trino, in terza posizione nel nome Anna c'è il valore uguale Dio, perché Anna è 26. Nel quarto nome c'è una replica del 26, però espressa in modo trascendente. Che vuol dire? Vuol dire che se io prendo il 26, ne aggiungo 1 e ne tolgo 1, 26 più 1 meno 1 sempre 26 è, o no? Sì, ma la prima volta aggiungo proprio un 26, la seconda volta tolgo un valore 1 assoluto, e quindi 26 più 26, che fa 52, meno 1, 51, è il valore 51 di quel Paolo che è il mio nome, perché è nato nel giorno della conversione di San Paolo. Ma anche il primo nome è il terzo, perché 66, che è il primo nome, è l'essenza del terzo. Voi dite: come? Com'è questa storia? 66, che cosa sono? L'essenza significa che cosa sono.
sono 2, 6 e 2, 6 è 26. Vedete come il 26 è un valore essenziale del primo nome? Sono essenza 2, 6 perché sono 66. Quindi il primo nome e il terzo hanno la stessa essenza. Il secondo nome ha la trinità di quell'essenza, ma è nello stesso ordine di grandezza. Perché? Perché mentre 11 è la sommatoria di tutti gli 11 numeri che esistono, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 uguale 66, il secondo nome, che è 1 in più del primo, e quindi sarebbe un 12, è la sommatoria del 12. Perché quando a 66, che è la sommatoria che arriva e somma 11, sommate anche il 12, da 66 più 12 uguale 78, vedete bene che il valore del secondo nome è coerente con il primo, ma in un modo tale che la prima indicazione del primo nome sommato al secondo nome determina quel valore di 66 più 78 uguale 144, che è un valore citato in Apocalisse due volte. La prima, quando disse che il numero dei segnati era 144.000. Poi, più avanti, parlando della Gerusalemme celeste, dice che scende dal cielo e la lunghezza di tutte le sue mura 144 cubiti a misura di uomo. Cosa significa a misura di uomo? A misura di un uomo che ha il nome di Romano e Antonio, che vale 144. Io nato nel 38, e in 38 Genesi, come nascita nel 38, quindi 38 Genesi, ci sono due gemelli. Il concorso dei due gemelli nati 38 determina il 38 per 38 1444, che sono unità. Quando noi calcoliamo unitario, non l'unità, ma le decine di unità, ecco che abbiamo 144 decine. E che cosa sono queste 144 decine? Sono tutti i primi, i minuti primi, che esistono in un giorno. Quindi, quando Dio crea il giorno, attraverso il concorso di un primo ed un secondo, che sono a titolo di spiegazione divina, trascendente, questo primo e questo secondo sono espressione, il primo, di quel 144 per 10 per un giorno intero, perché un giorno è di 24 ore, ogni ora ha 60 minuti primi e 24 per 60 fa 144 decine. Quindi vedete che 144 è quel valore divino previsto dai segnati precisati nell'Apocalisse e dalla lunghezza in cubiti della Gerusalemme celeste nelle sue mura, secondo la Gerusalemme celeste. Invece, secondo non la Gerusalemme celeste, ma la religione romana, le mura avevano a ridosso delle mura due terreni inedificabili che erano chiamati Pomerio. Io sono nato in via Pomerio, un luogo inedificabile consacrato al Dio romano, quel Dio romano, Ra romano, che, ripeto, sarà colui celebrato a Roma nel sole invitto, celebrerà il Natale a Gesù, perché il 25 dicembre si celebrava la festa del Ra romano nel nome di Sol Invitto. Bene, chiarito come finora
tutti i valori del primo nome, del secondo nome, del terzo nome sono in pratica sempre la verifica di questo nome Amor, espresso in forma essenziale poi attraverso il nome Anna, e nel triplo, nel secondo, che è Antonio ed è Aton. Chiarito tutto questo, chiarito anche che il nome numero 4 è espressione chiara e limpida di un contenuto che riguarda il 26 più 1 meno 1, che quindi è sempre la stessa cosa ma trascendente, perché la prima volta sono proprio 26 unità aggiunte alle prime, ossia Dio più Dio, e meno 1, perché in me non c'è due persone, c'è una persona sola, e quindi quando si aggiunge a un Yahweh Padre, un Yahweh Spirito Santo, diventano un Dio Yahweh 26 più 26, 52, in uno solo, quindi bisogna toglierne di mezzo uno e si realizza un 51 da 52. Ma questo 51 sta dentro il primo nome romano. Infatti il primo nome romano contiene il 51. Che cosa manca rispetto al 66 nel 51? Manca la visione uguale e contraria al 51, manca il 15, perché 15 più 51, ossia la visione in un verso e nell'altro, porta al 66. E dunque, cos'è questo 15 che viene tolto dal 66? 15 evidenzia nel 10 lo spazio, nel 5 il tempo, o se volete è un volume reale espresso in lunghezza di lato, quando è non tutto il ciclo, ma tutto quello che esiste diametralmente opposto nel ciclo e che ha un più 5 da una parte e un meno 5 dall'altra. Quindi tutto il movimento, per così o per così, è più 5. Quando questo più 5 diventa il lato del cubo, la linea delle tre dimensioni del cubo sono 5 più 5 più 5 uguale 15. È un cubo solo nel più 5, ossia nella realizzazione unilaterale dell'universo, perché poi esiste l'altro universo, quello divino, che non viaggia nel senso dell'universo reale, ma nel senso uguale e contrario all'universo. E quindi qual è il senso uguale e contrario a questo universo reale che avanza come 15? È proprio il 51 che lo realizza, e il valore reale 51 è proprio il valore reale del valore assoluto numerico dato da 10 per 10 uguale 100, quando noi il 100, anziché esprimerlo come numero, usiamo la formula orale che pronuncia 100, e allora usiamo la C uguale 3, la 5 uguale E, il 12 uguale N, la T uguale 18 e la O uguale 13, e vale 51. Dunque 51 che cosa rappresenta? Tutto l'avanzamento reale 1, quando l'insieme è un ciclo 100 e c'è un più 50 solo di apertura, perché c'è un meno 50 invece che viaggia nel senso inverso. Quando in tutta l'energia 100 noi consideriamo solo la parte avanzante, essa è 51 nella massa e esprime una unità. Quindi è un valore reale, e il mio quarto nome, 4 come valore reale, 4 che è proprio il valore di 100 quando andiamo a sommare la Q, la U, la A, la T, la T, la R, la O, abbiamo proprio 100. E così abbiamo in cabala italiana, quella perfetta, che mentre il 4, numero, espresso in 4 come lettere, vale 100, il 100 espresso come numero
vale 51 e vale il mio quarto nome della realtà, di un nemico di Cristo convertito a Cristo. Questa è stata la mia verità. In me è esistito tutto questo, perché io, quando dopo 30 anni mi sono messo in azione, ho avuto un periodo in cui ho avuto successo strabiliante, ma a 33 anni, da quando ero stato miracolato dalla Madonna che aveva salvato un bambino morente in me, da quella data precisa, io a 33 anni volli morire a me stesso, affinché in me ci fosse una donazione del mio corpo allo Spirito di Cristo che abitasse e vivesse realmente in me. Mentre c'è Gesù che chiede la comunione, offrendo all'uomo il suo spirito, io realmente offrii il mio corpo a Cristo e gli chiesi che invadesse me con il suo spirito. E dunque mi convertii allo stesso modo di San Paolo, trasformando un diavolo in un Cristo. Perché un diavolo? Perché in quel periodo di 3 anni in cui io ebbi un massimo successo, a differenza di Cristo, io che mi accorgevo di non riuscire a fare tutte le cose che Gesù voleva, dissi che il suo desiderio era utopico, perché io così bravo non ce la facevo. Allora doveva chiedere troppo Gesù, perché in modo demoniaco io ponevo la mia capacità a misura di Cristo. Quando mi fu chiesto da una ragazza se era proprio vero che il 60% che facevo era merito mio, io non feci come tutti coloro che sono tanto pieni di sé che non si interrogano. Io mi interrogai e riconobbi che se tra me e Gesù c'era un valore utopico, era quello che io assegnavo al mio personaggio e alla mia capacità. Quindi io nella mia vita ho abiurato a me stesso, e avendo rinnegato me stesso ho fatto non come giovane ricco che si sente dire da Gesù: rinnega tutto il tuo e vieni con me e seguimi. Lui se ne andò, io no, ho abbandonato tutto e l'ho seguito, perdendo e investendo in Cristo tutto quello che avevo. Tutti voi che mi dite che io non ho dimostrato, io avevo beni che oggi varrebbero qualcosa come almeno 2 milioni di euro, e mi sono talmente messo in discussione che in 15 anni io ho dovuto andare in tribunale e chiedere il mio fallimento, e ho avuto anche io le mie 3 croci proprio come Gesù. 3 Romano Amadeo messi in croce, 3 Ra, uno vivo e vegeto in mezzo a me come il Romano Amadeo persona, e al lato 2 aziende, ossia 2 grandi ladroni, se si mettono in primo luogo a difendere la loro struttura, così che non è un uomo, e lo fanno a discapito invece delle vite che esistono dentro le strutture, allora diventano bande di ladri. Ecco, questo in me è stato il momento del sacrificio. E se pensate che Dio non abbia sottolineato tutto questo, che è accaduto esattamente il 28 febbraio dell'88, voi dovete semplicemente rileggere la storia di quanto è successo a Monte Silvano il 28 febbraio dell'88. C'è stato il massimo fallimento delle attese mariane. Un viceparroco stavolta, non dei veggenti che non hanno a che fare niente con la Chiesa, no, un viceparroco della Chiesa di Sant'Antonio a Monte Silvano, che dichiarava di vedere Gesù, lui e una parrocchiana, che diceva che il 28 febbraio ci sarebbe stato in cielo un miracolo più trascendente di quanto ci fosse stato a Fatima e a Lourdes, e richiamò
quel giorno lì, perché doveva accadere il 28 febbraio, 20.000 persone che attesero questo miracolo e non videro niente, anzi una signora morì e molti furono costretti ad andare a farsi medicare, perché a fissare il sole, aspettando questo miracolo nel sole, si danneggiarono la vista. Il povero Don Diodati fece una brutta fine, alla lunga avrebbe anche abbandonato il suo abito, eppure aveva visto in modo trascendente quello che riguardava proprio quello che stavo facendo io quel giorno a Milano, in cui, poiché era San Romano Abate, il 28 febbraio, io mi sono affidato a lui, ho detto: San Romano, io non ne posso più, devo chiedere solo il mio fallimento, non c'è altra alternativa che sia possibile, altrimenti divento un soggetto troppo che crea disturbo a tutta l'economia, anziché essere una sorgente di bene. E mentre io, in perfetta solitudine, sceglievo per la mia croce e fallivo, ecco che assieme a me sono fallite 20.000 persone. Ma non sono fallite, perché ciò che è veramente trascendente non appare. Bisogna andarselo a immaginare. E chi era trascendente celebrato in cielo quel giorno? San Romano Abate, te, padre, San Romano. E era in figura di questo Romano che vi sta parlando e che non si appropria proprio di niente. Io sono un personaggio della fantasia di Dio e non ho alcun merito di avere tutte queste cose qua. Però, poiché Gesù dice sia santificato il tuo nome, stiamo cercando di capire qual sia il nome che bisogna celebrare, il nome di Dio e non il nome mio. Ma se Dio ha scelto questo personaggio, lui, non io, è chiaro che gli ha dato il suo nome. La comunità ebraica reputa che Dio ha un nome segreto di 42 cifre. Perché mai? Perché la creazione di Dio è in 7 giorni, divisi in 6 di lavoro e 1 di riposo. Allora, se Dio virtualmente crea così, combinare il 7 con il 6 significa creare proprio tutto, e dunque anche Dio avrebbe creato in questo nome, in questo modo, il suo nome segreto, 42 cifre. Ora io mi ritrovo con un nome di 36 cifre al lavoro, perché Romano ne ha 6, Antonio ne ha 8, Anna ne ha 4, Paolo ne ha 5 e infine Torquato. Torquato ne ha 113, ossia esprime il 13 del reale avanzamento del Dio Yahweh, ossia, se volete, Anna, che è il mio terzo nome, espresso nel moto assoluto 100. Questo 113 nel mio nome esiste ben 3 volte. La prima volta esiste come Romano Amodeo, Romano 66, Amodeo 47, che per la Cabala napoletana significa morto che parla. Consideratemi proprio così, un morto che parla. Romano Amodeo, 66 più 47 uguale 113. Torquato, il mio quinto nome, essendo il 5 il valore del Pentateuco, il valore di quella mano che uscì a congiungere i due gemelli in Genesi 25, il valore di quella mano che uscì da sola in Genesi 38, essendo questo il valore, che cosa significa, che cosa porta? E porta al fatto che se il nome quinto è 113, esprime il valore assoluto di tutto l'avanzamento reale di Dio, Anna, o se volete Yahweh, o se volete Dio. Ebbene, è un Dio trino, perché ripeto, Romano Amodeo, il primo nome e il cognome,
tutto il quinto nome torquato, e se andate a prendere tutti e sei i nomi, visto che in me c'è un ente duale e quindi non vale solo la prima cifra di ogni nome, ma le prime due, se andate a prendervi le prime due cifre dei miei sei nomi, che sono Ro, An, Pa, To, Am, sono 113. Quindi io sono 113 in tre modi, quello di una unità e trinità divina. Chiarito questo, che cosa risulta come somma dei cinque nomi? Se fate il calcolo, 66 più 78 più 26 più 51 più 113, viene esattamente 333 più 1. Dite, non è il numero dell'unità e della trinità espressa nei tre ordini delle decine successive? 333 più 1? Questo è nel segno della trinità. Ma se fate anche un altro calcolo, ossia considerate che l'unità e trinità di Dio è in forma di 4 e espressa a valore assoluto, è espressa come 400, e ci collocate dentro il primo nome romano, che è 66, di quanto si muove il 66 nel 400? 400 meno 66 uguale 333 più 1, perché è uguale a 334. Quindi si verifica nel mio nome che è un romano che esiste nel Dio assoluto uno e trino e che si muove come il primo nome romano e vale per tutti e cinque i nomi: Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato. È proprio una mano come un valore unitario, espresso proprio come valore base in quel 66 romano. Allora, quando ci aggiungiamo ai cinque nomi del Pentateuco, di tutto l'avanzamento che esiste nel 10, che è 5, il valore che poi in potenza di 5 è 5 al cubo uguale 125, e la mia data di nascita è gennaio 25, nel 125, che nel 100 indica il piano assoluto e nel 25 indica la presenza un quarto di 100, ossia tutta l'unità che esiste in una unità e trinità, 25. Allora, se vedete questo, allora arrivate a capire che, mettendo insieme ai valori dei cinque nomi il cognome, 334 più 47 fa 381, ossia 38-1, 38 Genesi, libro 1. Allora, c'è nel 25, libro 1 di Genesi, proprio quella condivisione legata da una mano di giunzione tra Giacobbe e Esaù, che diventano insieme Gesù, e c'è nel primato di quella A, che uscì da sola e poi rientrò nel grembo materno, e che era figlia dichiarata del primo, che era un primo dato da due genitori morti che si chiamavano Er e Onan, e se li congiungete nelle estremità diventa Ro. Ro, mano, come il valore uscito da Genesi 38 e che si conferma in tutti e cinque i nomi come 38-1 di 381. Se volete cercare dunque il riferimento con la Bibbia, in cui nella Cabala ebraica sostengono che Dio ha un nome segreto di 42 cifre, dobbiamo ora verificare che il numero delle cifre del mio nome siano proprio 42. Ho detto sono 36 quelle al lavoro, perché quando sommate Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, sono 36 cifre, esattamente come 6 per 6, un 6 che lavora per 6. E
quando aggiungete il sabato di Dio, che è quello spazio vuoto che c'è alla fine di ogni 6 giorni di lavoro medio nelle 6 parole, e aggiungete la settima, avete aggiunto altre 6 lettere vuote che sommate alle 36 sono le 42. Ora, le 42 nel mio caso valgono 381. È un valore divino oppure no? Su che cosa possiamo regolarci? Cercare di capire come viene fuori questo quantitativo. Viene fuori da un 127, il quale è lì e è soggetto a 2 tentativi simultanei, uno che lo divida per 3 e un altro che lo moltiplichi per 3. Il prodotto per 3 è assoluto, ossia 127 per 3. 127 per 3 fa 381 e abbiamo risolto la questione assoluta, perché è un valore assoluto. Quando invece dobbiamo esprimere le cifre e quindi dobbiamo scorporare da dentro il valore 127 le cifre, allora una cifra si toglie dalle 127 e diventa misura delle residue 126, che vedete è il piano assoluto del 26 uguale Dio, 126, ma è trino, dividetelo per 3, il 126, e viene fuori esattamente 42. Ebbene, nel mio caso, facendo tutto ciò a partire da 127, e che cos'è? È il piano assoluto 100 di 3 per 3 per 3. Quel 3 per 3 per 3, che se lo leggete in termini di scansione decimale, è quel 333 che vale per tutto il mio nome, del mio essere un pentateuco io di mio. Ora, in tutto questo, se fosse solo qui, io potrei dire, vabbè, non sono per caso indicato in Bibbia, è un caso, non ha alcuna importanza, perché, per caso, ma allora diventano tanti i casi, perché dire a una persona, declinami i tuoi estremi, che cosa significa? Dammi nome, cognome, data di nascita, tuo padre, tua madre, la tua sposa, il tuo codice fiscale. Quindi esistono tutti questi requisiti per definire gli estremi. E vediamo se ci sono tutti questi requisiti nelle 2 opere della Bibbia. Quella di 1,25, che corrisponde proprio al valore di un 5 al cubo, il pentateuco al cubo, 5 al cubo, 125, 1,25, e che cosa succede? Succede che in Genesi 25, cominciamo da lì, ci abbiamo il mio essere che sono nato nel gennaio 25, gennaio indica Genesi e 25 indica il capitolo 25. Nascono 2 gemelli, uno dei due è chiaramente Gesù nel nome, perché la G di Giacobbe che si mette davanti a Esaù, restato senza A, fa proprio Gesù, il nome italiano, e non il nome Jesus, Jesus e Joshua, no, proprio il nome italiano. E perché? Perché il valore finale di Dio viene in un italiano, il nome segreto di Dio viene in un italiano, e stiamo cercando di capire qual è il nome di Dio. Il nome segreto è quello che non è comunicato nel Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Qual è sto nome? E lo stiamo cercando proprio utilizzando il valore richiamato dalla Cabala ebraica, che dice che Dio deve avere un nome segreto di 42 cifre, e abbiamo visto che il mio nome ce l'ha. Deve essere secondo Genesi 38 e è così. Vediamo se ci sono gli estremi di mio padre, di mia madre
e della mia sposa. Dunque, mio padre, Luigi Amodeo, gli estremi congiunti di mio padre sono la G finale di Luigi e la A iniziale di Amodeo. G-A fa già. Ebbene, già sono le iniziali 3 di Giacobbe. Quindi gli estremi di mio padre sono le 3 iniziali di Giacobbe. Poi c'è mia madre. Mia madre si chiama nel nome suo proprio Maria Annina. Il suo valore è 84, proprio perché la M vale 11, la A, eccetera, eccetera, 84. I due nati in Genesi 38, uno un nome a 4 cifre, Esaù, l'altro a 8 cifre, Giacobbe, anche se uno è il doppio dell'altro, in fatto di cifre, sono 42 ciascuno. La E, 5, più la S, 17, più la A, che vale 1, più la U, che vale 19, fa un totale di 42 esatto. Giacobbe, lo stesso, 42 esatto. Se cerchiamo, nel rispetto della cabala ebraica, un nome segreto di 42 cifre, dobbiamo andare qui perché abbiamo due gemelli a 42 cifre. Ebbene, la loro somma da una parte porta a Gesù. L'abbiamo visto, la G di chi si voleva mettere davanti come primo, Giacobbe, diventa G, e il povero Esaù, che perde il primato dell'A, resta Esù, e il combinato degli estremi diventa Gesù. Cosa vale Gesù? Vale 48, ma se noi prendiamo i due che abbiamo congiunto e sono 42 uno e 42 l'altro, il totale fa 84, fa come mia madre, 84, ma il suo valore trascendente 84 e 48, e 48 è Gesù. Quindi mia madre trascende Gesù, perché mentre mia madre è 84, come proprio la somma diretta di 42 più 42, e quindi rappresenta la totalità di quei due gemelli, Gesù è la somma, e poi invertita. 42 più 42 che sono girati e diventano 48. Ecco presente dunque gli estremi di mio padre e di mia madre. Mia moglie si è chiamata Giancarla. Già è il nome che comincia per già, come Giacobbe. E io sono descritto in Esaù. Esaù era il primo, ma c'è il secondo. Esaù era quello che era uno e trino tra i due. Ebbene, Esaù è descritto sulla Bibbia in questo modo: il primo nacque, il primo uscì rossiccio, e il termine rossiccio vale proprio 100. Ecco il valore assoluto che esce, 100, ma inizia per ro. Come chiamavo io mia moglie? Già. E lei come mi chiamava? Ro. E quella mano tra già e ro indica la giunzione nuziale tra mia moglie Giancarla e me Romano. Ora, lei perché c'entra in mezzo? Perché in me è nata la figura di Padre e Spirito Santo, e lei è una figura allegorica, esemplare, di Gesù. Un Gesù che, sposato a un Padre e Spirito Santo maschio, si presenta invertita in una femmina. Ma prendete anche le sue iniziali, i suoi estremi, ossia il valore della quantità del nome se consideriamo solo le iniziali. Giancarla Scaglioni, G-S. Se si unisce ella pure agli estremi di Esaù, che sono la E e la U, che essendo un matrimonio, un incastro, si incastrano quelle vocali dentro
la GS, anche Giancarla in GS diventa Gesù. Ci sono indici per riconoscere in Giancarla Scaglioni una figura di Gesù? Nata 11-1, giorno di tutti i santi. Suo padre, chiamato Mario, sua mamma, chiamata Giuseppina, proprio come Maria e Giuseppe, però invertiti. Ma mio suocero Mario, con mamma sua Anna, come Maria, che aveva sua mamma Sant'Anna, nato il 15 agosto, in cui Maria Santissima ascende in cielo. Insomma, tutto a rovescio. In questo Mario, che non è Maria, ma è a maschile, quella che è una nascita non è come Maria, che è una ascesa in cielo. Però la stessa mamma, Anna, e vedete bene come la mia sposa è stata un avatar di Gesù. Quali altri estremi possono essere contenuti in Genesi 25? Abbiamo visto, c'è uno, il giorno del il mese, 25, il valore del giorno, manca il valore dell'anno. Ma se pensiamo che il valore anno cosa vale? Io nel mio nome ho Anna al femminile, ma poiché io sono maschio, il mio essere Anna è espressione di un anno. L'anno quanto vale? Proprio nel valore numerico. La A è 1, la N è 12, la N è 12, la O è 13. Il totale cos'è? 1 più 12 fa 13, più 12 fa 25, più 13, 25 più 13, 38. Vedete dove è compreso il 38? Nell'anno. Anno è perché anno? Perché anno è la figura di Dio. Dio vale 26. 26 più 26 fa 52. Ma Dio crea in 7 giorni, quindi sono 52 volte 7 giorni. E cosa fanno 52 volte 7 giorni? Fanno 364 giorni, che in assoluto sono 364 più 1 uguale un anno. Quindi vedete come anno è messo insieme con Dio, perché il valore in settimane solo dell'apertura diametrale è dato da 26 settimane uguale Dio. Le altre 26 che completano il ciclo sono di chiusura. Ecco, allora, avendo visto che ci sono tutti gli estremi in Genesi 25, ci sono tutti? No, non ci sono tutti. Mancano gli estremi del padre, perché abbiamo visto che ci sono gli estremi del figlio, c'è Gesù, e il nome del padre c'è o no? Voi dite non c'è, ma il padre di Gesù chi è? È Dio. Il termine Dio qui in Egitto o in Arabia come si chiama? Si chiama Allah. Allah è scritto in arabo, vero? Allora, se prendiamo il termine qui Allah e lo trascendiamo, ossia lo ribaltiamo proprio così, in modo speculare, prendiamo Allah e lo vediamo al rovescio, in uno specchio, lo mettiamo davanti allo specchio e lo vogliamo leggere in italiano, quindi trascenderlo del tutto, si legge lui. Lui trascende Allah. E lui cosa vale? 38. È 10 nella L, 19 nella U e 9 nella I. Quindi lui è 38. In quel libro sacro che si intitola il Corano, in cui si parla di Dio, del Dio Allah,
tante volte è indicato come lui, 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 lui. Lui è proprio il valore di riferimento di lui. E lui, che cosa è lui? Se gli si mette dopo non più la G sola, perché? Perché quando noi prendiamo Giacobbe e è il primo, è messo davanti a Esaù, diventa Gesù, quando c'è un Allah che non accetta che esista la Trinità e si mette davanti, non accetta altro primato e di conseguenza Giacobbe non può avere il primato G di Giacobbe. Allora c'ha la Trinità, perché quella Trinità che lui esclude invece ce l'ha già e si attacca a lui e diventa Luigi A, il primogenito vero che era Esaù. Aveva perso il primato quando il fratello gli si è messo davanti e gli era rimasto quel gruppo della Trinità residua, perché l'unità se l'era presa la G di Giacobbe. Ma quando Giacobbe diventa lui trino, perde proprio tutto il suo nome e allora vale il nomignolo, proprio quel nomignolo che si meritò per avere ceduto la sua primogenitura. Fu chiamato Edom, scritto Edom da destra verso sinistra. Leggendolo noi in modo speculare, lo leggiamo Modè. E cosa diventa il nome fino adesso? Lui, G.A. Modè, Luigi A. Modè. Oh, e vedete che Genesi 25 indica il nome Gesù, indica il nome Luigi Amodeo e indica G.A. gli estremi di Luigi Amodeo, indica 84 come Mariannina, indica GS più EU in Gesù nella mia compagna. Quindi ci sono tutti gli estremi. Passiamo a quel lui 38 o anno 38, che diventa proprio quel libro di Genesi 38, che interviene quando? Quando al 25 aggiungiamo interamente un 13 di avanzamento di Yahweh, perché Yahweh vale 26, Dio vale 26, ma è un valore duale, complesso, che va da meno 13 a più 13, aggiungiamoci solo il più 13 nell'universo. E allora il 25 più 13 diventa 38 e in Genesi 38 ci sono tutti gli estremi. Vediamo quale è l'estremo di mio padre. Il padre che è indicato qui si chiama Giuda. Estremi di Giuda, G-A. In mezzo c'è un Ud, Yud, che non c'entra. Gli estremi di Giuda sono G-A, gli stessi di Luigi Amodeo. Gli estremi della madre, Tamar, sono gli estremi di mia madre, Baratta Mariannina. Cosa manca a mia mamma per essere proprio in linea perfetta con la creazione divina? Manca il bra, proprio brasit, quello di quel valore di Genesi, brasit, bra manca, perché se gli mettiamo il bra davanti a sta diventa Baratta Mariannina. Vedete, Tamar è negli estremi di mia madre, che non sono solo lì in Genesi 38, ma sono proprio nel valore iniziale di Genesi, che è bra e che configura Baratta, è atta al bar, al bra. Benissimo, andiamo avanti. Abbiamo visto gli estremi di mio padre, gli estremi di mia madre, gli estremi miei, perché nato nel 38, Genesi 38, sono gli estremi miei. Vediamo se sono gli estremi di Gesù. Gesù è indicato 38esimo in Genesi, in generazione, dal padre Giuda, secondo la genealogia di San Matteo.
Quindi Gesù c'entra perché in Genesi 38 figura in Genesi 38, in quanto mentre in Genesi 25 quella mano giungeva due nati, uno in gennaio e l'altro in dicembre, sempre nello stesso 25, e quindi c'era una giunzione di quella mano, invece in Genesi 38 esce la mano prima e poi la mano annulla, quindi la mano indica nettamente è solo il suo primato, gli altri vengono dopo, e quindi Gesù non si prende l'anno 38, ma diventa il 38esimo in generazione messo sotto. A questo punto che cosa dobbiamo concludere? Il codice fiscale, il mio codice fiscale è BRA, no, è MDA. MDA, potete immaginare un Madonna o un Madre, Mad, Madre, che io sono italiano, quindi in italiano è Madre, ma io sono romano, in romano è Mat, Mat è Tam, vedete? Quindi il mio MDA corrisponde in un romano a MTA e non MDA, perché è mater anziché madre, però io sono italiano e quindi c'ho mad. Il nome che viene dopo e che mette insieme le prime tre consonanti che esistono nei miei primi tre nomi sono la R in romano, la N in Anna, la N in Antonio, RNN, ma è esattamente il codice fiscale che ci sia nei due mariti di Tamar, chi sono? Er e Onan, RNN. Quindi vedete che fino adesso il primo nome MDA si rifà a Tamar, alla madre, il secondo si rifà proprio a Er e a Onan, il terzo gruppo di 5 esprime 38 a 25 e esprime Genesi 25 e 38 come data di nascita, perché è la mia data di nascita, la mia Genesi, ma è Genesi divina. A questo punto rimane un'ultima serie di 5 nomi e in me essi sono di 5. Quando si sta parlando di una mano, cosa sono queste? Sono dita, vero? Ebbene, di 5 indica dita 5 e il resto è 27i. 27 che cos'è? 3 per 3 per 3. La I è figura di un 1 che vale 9 perché è un 10 meno 1, però è figura dell'1. Manca un 1 alla pienezza del ciclo. Quindi il valore 27i, che sarebbe un 27,9, è un 27 10 meno 1 e quindi in sostanza è nella stessa figura 333 più 1 dei miei 5 nomi nelle dita 5 che valgono 333 più 1, 3331 in figura di 3 per 3 per 3 più 1. Quindi vedete tutto quanto il mio codice fiscale è espresso chiaramente. I miei dati, il mio codice fiscale, mio padre, mia madre, manca la mia sposa. In che modo entra la mia sposa qui? La mano fu cinta di un filo scarlatto. Tutte le traduzioni non hanno tradotto un filo rosso, ma un filo scarlatto. E proprio il termine scarlatto serve per Giancarla Scaglioni, perché il già lo avevamo visto presente in Genesi 25, ma mancava il Carla Scaglioni in scarlatto, cioè Sca come Scaglioni, Carla come quello che si aggiunge al già Carla. Quindi vedete che combinando insieme il Genesi 25 e Genesi 38 c'è proprio anche indicato il valore di congiunzione
del mio essere Padre e Spirito Santo con la figura di Gesù rappresentata da Giancarlo Scaglioni, rappresentata in quel legame del filo scarlatto posto come un anello attorno a quella mano. Ora, riflettete un po' voi, ci sono tutte le condizioni previste da, però c'è ancora di più, perché se voi andate a prendere tutto il valore cabalistico del mio nome e lo sbrogliate andando a vedere quante A ci sono, quante B ci sono, quante lettere insomma ci sono, questa è la dotazione del mio nome. Ci sono 7 A come i 7 giorni di inizio. La B non c'è, la C non c'è, c'è una D, una E e una I. Leggeteli, Dei. Poi c'è una L come 10. Insomma, 3 Dei dentro una unità che vale L, il Dio Elohim, la L. Quindi 7 A, Dei, L. Poi c'è MM, una duplicità nella 11, perché io sono un 22 unitario. Essendo romano, trino, 66, nella mia unità io sono 22. E 22 è dato da 11 più 11, M più M. Poi ci sono 5N. 5N, la N vale un 12 ciascuno. Il valore di quelle 5N è 60, e 60 indica tutti i versi, davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto, quando sono espressi nel ciclo dei minuti, e infatti sono i 60 dei minuti secondi compresi in un minuto primo, in quel minuto primo che poi ne ha 144 decine dentro un giorno. Ora, in tutto questo che vi sto dicendo io, risulta in un modo veramente macroscopico, andando a considerare poi le O. Le O valgono 13 in italiano, e 13 sapete che è Yahweh, in tutto il lato reale, perché 13 più 13 fa 26, fa Dio, e quindi è solo il Dio in positivo. Il 13. Io, Romano Amodeo, sono 113. Io, Torquato, sono 113. Io, nelle prime due lettere dei 6 nomi, sono 113. Ebbene, 13 è la O. Quante ne ha il mio nome? Ne ha 10. A indicare che in me il 13 è a livello del ciclo 10 divino. Sono esattamente 10 O. Ma poiché O più O fa 26, io sono Dio in ogni nome, perché, e guardate quante O ci sono nei vari nomi, Romano, quante O? 2, e quindi O e O, 26, Antonio, O, O, 2 O, 13 più 13, 26, Anna, nessuna O, ma vale 26, poi Paolo, O, O, 2 O, 13 più 13, 26, Torquato, O, O, 13 più 13, 26, Amodeo, Amodeo, O più O, 13 più 13, 26, Dio, Dio, Dio espresso in 5 nomi, perché in uno di questi 6, Anna, il valore è proprio il 26 di Dio. Ora, quando andiamo avanti a vedere la dotazione del mio nome, c'è una P, una Q e due R. PQR è come il Senatus Populusque Romanus che uccise Gesù. Ma Gesù non fu ucciso dal Senato, fu ucciso dal Populusque Romanus, PQR. Il Senatus, che rimanda a Senato, è
nato o non è nato? Sì, è nato, R è nato, e quindi al posto della S di senato c'è la certezza, R è nato, e di conseguenza al posto di S c'è una R in più. P, Q, R, R. R, R, cosa significa? 16 e 16, 32. 2 elevato a 5. 2 elevato a 5 è proprio nella figura del Natale, nel giorno 25. E poi, Trezzi, il Calvario. Sì, sì, sì. E quanto vale quel Calvario? 18 più 18 più 18, 54, uguale figlio. Il Calvario vale figlio, perché 18 più 18 più 18, T più T più T, uguale 54, uguale a parola figlio. E infine rimane solo la U, una sola. E U indica la svolta del festa coda per avere completato il tutto. Ora vedete, io ho come inizio 7A, e quindi esistono 7 valori iniziali, ma esistono a livello di unità anche 7 lettere che esistono da sole, e sono la D, la E, la I, la L, la P, la Q e la U. Sono 7 che esistono da sole, e 7 le prime esistono associate, tutte in uno. Quindi vedete che questi numeri, quando li considererete con attenzione, esprimono la dotazione della creazione del mondo, perché ci sono i 7 giorni, ci sono gli dei che compongono il dio El unitario, ci sono le MM, quando esistono queste MM che valgono 11? Dopo le prime 7, poi c'è la D, la E, la I e la L, vedete è 11 la L, dopo la M, dopo la L che vale 11 perché è la undicesima, ci sono altri 2 11, MM, quindi dopo le prime 11 cifre, le due che vengono dopo, ciascuna vale 11 e 11, le prime 11 in linea, più il piano costruito con 11 e 11, determinano un flusso in linea di 11 cifre, e 2 in un piano a lato 11, letto M e M. E insieme formano 11 più 11 più 11 uguale 33 gli anni di vita divina di un Cristo. Quando ci mettiamo la N, che sono 5, sono le 5 dita di quella mano del primo, e infatti il primo vale 60 secondi, e 60 è 12 più 12 più 12 più 12, perché ogni valore è la M. Quindi entriamo nel valore del tempo adesso, perché il tempo è basato sul sessagesimo, sui 60 primi, 60 secondi, 60 terzi. Quando andiamo a metterci le 10 O, sono le 10 dimensioni del ciclo della realtà. Quando ci aggiungiamo una P, che è il piano 7 e 7, 14, sapete a che valore siamo? Al valore 28. E 28 che cos'è? 7 in maniera unitaria e trinitaria, 7 più 21. Quando abbiamo messo 7 più 21 cifre in linea, tutte quante, a fare le 28 di 7 più 21, arriva la P, che è un 7 e un 7 ancora come fronte nelle due linee di base. Quando arriviamo alla Q, che è 15, è lo spazio-tempo della realtà. Quando arriviamo alla RR, sono le 32 cifre che noi usiamo anche nella logica dei computer per metterne 16 in orizzontale,
16 in verticale e ottenere le 256 caselle per organizzare una comunicazione e un linguaggio. Quando mettiamo le tre T insieme abbiamo 54, che è il tempo minuto dell'anno, perché sono i 54 valori in decine dei secondi pari ai primi, sono i 54 valori in decine di terzi pari ai 9 secondi e i 54 centesimi di secondo. Questi 54 che servono per il tempo dell'universo, del nostro anno, li ritroviamo in quelle T, T, T. E infine l'U nel 19, che cosa è? È la fine di tutto, perché il 19 indica che il 10 si è spostato di 10 e che l'unità compresa dentro si è mossa totalmente di 19. Quando questo 19 è visto vai e vieni, vale 19 più 19 uguale 38, nascita divina del 38. Quindi vedete, quando io vi sto dicendo Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, di chi è questo nome? Forse il mio? No, questo personaggio che vi parla è soltanto quella rappresentazione di due morti che sono solo figura della vita reale del padre Giuda, che prende il posto di R e O e determina la nascita di una mano, e in ciò avete proprio la nascita del primo nome importante romano che nega Roma dicendo Roma no, ed è quel vero Messia atteso dagli ebrei che doveva abbattere quella Roma che aveva ucciso il Dio dell'amor. In me la negazione a Roma data da Roma no è simile alla negazione data da Noè al mondo prima di tutto il mondo che non andava bene, poggiato su valori opposti a quelli dell'amore di Dio, tanto che il diluvio universale viene come forma dell'amore di Dio, un amore che distrugge tutti gli uomini. È così amante Dio della sua creazione da distruggere tutti gli uomini? Vedete, i valori divini sono trascendenti quelli umani. Per Dio una morte significa il principio della vita, perché un mondo che no è significa che non è così come sembra, con un diluvio universale che ammazza tutti. No, è così, è l'opposto, perché quella morte è la vita da cui nasce ogni uomo. Ebbene, io vi ho spiegato le ragioni trascendenti per cui, andando a cercare proprio quel nome di Dio che è importante, perché è scritto nella preghiera più importante del cristianesimo, il Padre nostro: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Gesù riconosce importante santificare il nome di Dio, ma qual è sto nome di Dio? Ecco, gli ebrei l'hanno detto, Dio ha un nome segreto di 42 cifre, io vi ho mostrato qual esso è. È forse del burattino che vi sta parlando? No! Il burattino che vi sta parlando è solo una figura esemplare di chi esiste al posto suo, e egli è soltanto un puro umano esempio di un valore assolutamente divino e trascendente che mi trascende. E spero di aver fatto capire che io non sto portando acqua al mulino di Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo, nome di questo povero Cristo che avete davanti. Perché questo povero Cristo che avete davanti è proprio quello nato secondo Genesi 38, un Ro congiunto tra Er e Onan, morti tutti e due, mariti tutti e due morti di Tamar, che però grazie alla intraprendenza di Tamar, prima figura della Madonna, è una figura
autorevole, importante, che prende l'iniziativa con Dio. E cosa fa? Si rivolge al padre vivo di Ro, che era una coppia di Er e Onan, di morti. E dunque, in me dovete proprio vedere un personaggio di uno che non c'è in se stesso, che Dio ha usato per esprimere non il personaggio, ma se stesso. Se tutti voi siete immagine di Dio, tutti quanti voi, nessuno è immagine di Dio e non lo è l'altro, ma ci sono differenze nei personaggi. Tutti i vostri personaggi consentono a tutte le anime di Dio, come tutti i raggi di un sole, di essere se stessi, ma all'interno dei raggi del sole esiste una terna di orientamento data da Padre, Figlio e Spirito Santo, che non c'è nessun motivo che, se tutti i raggi entrano e si presentano sulla terra, non c'entrino proprio le componenti fondamentali di questi tre assi. E questi tre assi assumono la stessa figura che assumete voi, che assume Dio in croce in voi, e questa volta Dio viene in croce, la prima volta in Gesù messo in croce, e la seconda volta in questo personaggio qui messo in croce, ma a forma di Cristo, non il Cristo che era in mezzo, quello glorificato, ma proprio quei due che erano alla destra e alla sinistra, che se voi non riuscite a pensare a Dio come a tutti, dite quei due lì sono dei due grandi ladroni, e attribuite a Er e Onan, che si riconosce un morto, che quello che entra in me e agisce attraverso di me sia invece qualcosa che dico no, è mia. No, non è mia. Quello che agisce in me, che è la verità, non è possesso mio. Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, Amodeo è posseduto da Dio, e questo qui è il nome che Dio ha dato al suo possesso. Tutto qui, non possiedo io Dio, è Dio che possiede me, ma è un Dio verità, è un Dio che è vero in tutti voi. E se anche voi finalmente vi mettete a dire le verità e a credere nelle verità che dico io, la differenza tra me e voi finisce interamente, perché la verità che dico io non è possesso mio, è comunicabile. E se anche voi la dite, voi siete nella stessa verità di Dio. Per adesso, in questa verità di Dio, ci sono solo io, solo questo personaggio, perché in tutti gli altri voi esiste l'osservazione del mondo reale. Vedete il fine umano nel passare il mondo reale nel miglior dei modi possibili, quando vedete la morte del mondo reale, che è l'accesso finalmente al mondo della libertà, piangete e dite è la morte, invece sono io il solo che dico gioite, perché siete usciti finalmente dalla scuola dell'obbligo, in cui dovevate formare la vostra capacità assumendo il vostro abito ideale, scegliendo quale Dio è il vostro Dio, al vostro singolare, della vostra singolare anima, ma un Dio che è la pluralità di tutte le anime. Quindi, quando ognuno di voi, che è già Dio, comincia a dire finalmente la stessa verità che dico io, finalmente tutti gli uomini sono essi pure portavoci di Dio, come sono portavoce io. Ecco, speriamo che ciò infine accada, perché povero Dio è in croce in noi e non ci accorgiamo, anche da cristiani, che Dio è un esempio di ciò che c'è in noi. E se celebriamo la sua morte trascurando il Dio che ora è in croce in noi, non usiamo Gesù per il fine al quale Dio Padre lo aveva destinato.